La signora alle mie spalle è uno yokai, forse lo yokai più terrificante che tu abbia mai visto. Si racconta di una donna che si sposò con un uomo rimasto vedovo da poco. Nonostante già l'uomo avesse un figlio con la moglie precedente, ne fece degli altri con quella nuova. Ma l'attuale moglie voleva bene solo ai propri figli, tanto da non nutrire il figliastro, che pian piano morì di stenti. Il 49esimo giorno dopo la morte del figliastro si presentò alla porta della signora un taglialegna che cercava lavoro. Mentre il taglialegna stava lavorando, la sua ascia improvvisamente si ruppe e colpì la testa della signora. La ferita incominciò a sanguinare copiosamente e non ne voleva sapere di rimarginarsi. Pian piano mutò in una bocca, quella che vedete alle mie spalle. Questa bocca causava alla signora enormi, forti mal di testa, ma capì in breve tempo che bastava nutrirla per far sparire questi mal di testa. Ma il dolore era forse il problema minore, perché quando non se lo aspettava, dalla bocca uscivano queste parole: chiedimi perdono, chiedimi perdono.